Gianni Colacione per Libri TV, oggi a Ostia, 11 aprile 2015, c'è una mobilitazione dell'associazione, come potete vedere, Radicali Roma, c'è la bandiera, ovviamente c'è anche quella dei Radicali Italiani, e siamo in compagnia di Michele Di Michele, che è la tesoriera di questa associazione all'interno appunto del mondo radicale. Michela, di cosa si tratta? C'è una petizione, c'è una raccolta firme al Parlamento Europeo, per cosa? Buongiorno. Oggi raccogliamo le firme per presentare la petizione al Parlamento europeo perché chiede all'Italia il rispetto della direttiva europea Bolkestein e intraprenda eventualmente una procedura di infrazione nel caso in cui non venga rispettata. Perfetto, Michele, è una anche azione diciamo di militanza, avete coinvolto parecchie persone e avete anche utilizzato dei metodi insomma abbastanza moderni per il coinvolgimento. Sì, abbiamo... Chiaramente stiamo attivando dei sistemi di comunicazione che si possano affiancare a quelli più tradizionali, che sono per l'appunto i sistemi online, quindi social network e mail, attraverso dei video o degli eventi, sfruttando quelle che sono le nuove possibilità o le possibilità offerte da questi strumenti per cercare di coinvolgere più persone e di raggiungere le persone direttamente interessate dai temi che stiamo trattando, dai temi che stiamo affrontando. Senti Michela, tu come tesoriere sei un po' diciamo la custode delle iscrizioni oltre che ovviamente delle finanze di questa associazione. Come sta andando come stanno andando le iscrizioni? Le iscrizioni procedono bene, sono arrivate anche a distanza, sia da persone oltre che dalle persone che si avvicinano personalmente all'associazione, venendo alle riunioni ogni martedì sera alle 20:30 in via di Torre Argentina 76 alla sede del Partito Radicale, ma anche scrivendoci online o rispondendo, chiedendoci l'iscrizione attraverso le mail oppure chiedendoci attraverso PayPal, altri canali a distanza. Per quanto riguarda la raccolta fondi, anche quella procede, abbiamo avuto una crescita dall'inizio dell'anno che continuiamo di procedere con un trend crescente. Perfetto, grazie Michela Di Michele. Incontriamo qui anche Paolo Izzo, è un militante, ex segretario dell'Associazione Radicali Roma, con i volantini in mano. Sì, i volantini in mano. Noi siamo qua sempre ormai come Radicali Roma per combattere ciò che è radicato in termini di illegalità a Roma. Siccome qua siamo davanti al mare di Roma e non lo vediamo, non possiamo entrare, noi abbiamo stabilito che si deve combattere questa idea che chiunque arrivi in qualunque posto di Roma, chiunque arrivi, che sia un commissario straordinario, che sia un nuovo sindaco, che sia un assessore, arriva e dice: qui c'è un sistema di illegalità diffuso. Basta. È come se il vigile arrivasse al semaforo, anzi a un non semaforo, a un incrocio dove muoiono decine di persone al giorno e dicesse: qui muoiono decine di persone al giorno. E non facesse niente affinché questa cosa venga risolta. Non mette un semaforo, non mette una rotonda, non mette... A Ostia ormai questo si è detto, a Ostia c'è la mafia, a Ostia il sistema delle concessioni balneari è illegale, vengono falsate e evitate tutte le norme, prima italiane, poi europee, ma del demanio pubblico universale mi viene da dire, perché Roma è un caso a sé stante, Roma è invidiata dagli altri stabilimenti italiani per la sua condizione di favore per i concessionari. Chiunque venga qua dice: no, ormai il sistema di illegalità è talmente diffuso e radicato, appunto, radicato, che è inestirpabile. Noi siamo qua e diciamo, con una serie di proposte reali, ma non proposte di nuove leggi, no, proposte di applicazione di leggi esistenti. La legge che dovrebbe consentire ai disabili di accedere alla spiaggia in qualunque condizione è una legge già esistente, non se ne deve applicare o emanare una nuova. La questione che attiene al libero accesso d'inverno e d'estate 24 ore al giorno alla battigia non è
anche ai fini della balneazione. Non è una cosa che ci inventiamo noi, allora facciamo un referendum propositivo, che manco potremmo fare, per inserire una nuova norma. Sono norme preesistenti. Il piano utilizzo arenili stabiliva alcune cose nel 2005, doveva essere applicato entro il 2010, non è stato applicato. Chiunque venga qua, anche il commissario straordinario, anche il questore, chiunque venga qua può solo prendere atto del fatto che non è stata applicata una norma e non cercare, e non può, o almeno si mostra impotente rispetto al fatto di poter risolvere quella situazione. Senti Paolo, ci sarà una coda tra virgolette a questo tavolo questa sera? C'è una coda a questo tavolo come sempre quando noi ci attiviamo su Ostia, perché le persone vengono informate di qualcosa che non sanno. E anche lì il sistema di cui parlavo del radicamento dell'illegalità ci fa vedere anche una serie di persone che sono in qualche modo rassegnate allo stato di cose attuale. Cioè loro sanno che non possono entrare liberamente al mare, allora magari si affittano una cabina per un anno, dicono tanto sappiamo che questa situazione non si risolverà mai. Quando vedono poi le nostre proposte, noi chiediamo il riequilibrio tra le spiagge libere e le spiagge in concessione, è una cosa banalissima, ma non è che lo chiediamo perché ne vogliamo fare una norma nuova, lo chiediamo perché è già previsto. La gente quindi poi viene a firmare perché dice ah, ma io non lo sapevo. Questa è un'altra questione ancora, non lo sapevo, fa parte di quell'inestirpabile radicamento dell'illegalità che coinvolge purtroppo anche i media. Cioè non è che i media trovano il radicale qua e spiegano esattamente cosa possono fare i radicali attraverso la loro petizione al Parlamento europeo, come è questa volta. Noi al Parlamento europeo chiediamo che discutano della situazione del mare di Roma, che è una situazione anomala in tutta Italia ma soprattutto in tutta Europa. Per questo la gente firma, perché forse si fida ormai più dell'Europa, per quanto siamo a un metro dai leghisti che vorrebbero uscire dall'Europa, la gente ancora continua a fidarsi più dell'Europa che del proprio paese. Grazie a Paolo Izzo. Appuntamento stasera per proporre le nostre soluzioni per la questione del nuovo assetto, che sia un assetto serio e sostenibile del lungomare di Ostia. Ci vediamo più tardi, raggiungeteci qui ad Ostia. Io sono Alessandro Capiccioli, il segretario di Radicali Roma, e siamo qui a Ostia per parlare di quello che sta succedendo. Radicali Roma si occupa della questione di Ostia da molti anni, se ne occupa da molti anni in modo, vorrei dire, non conforme rispetto a tutte le soluzioni, a tutte le individuazioni dei problemi che abbiamo sentito su Ostia in questi anni. Diciamo che in modo non conforme significa indicando sempre, secondo noi, delle priorità, dei problemi e delle soluzioni spesso e volentieri diverse da quelle che venivano prospettate. Noi da tanto tempo parliamo del problema del riequilibrio tra spiagge pubbliche e spiagge in concessione a Ostia, parliamo da molto tempo del fatto, per esempio, che i varchi, che oggi vengono indicati come una panacea, che siano secondo noi una soluzione, e parliamo da tanto tempo degli abusi che su tutto il litorale romano sono stati fatti nel corso degli anni, dei decenni, e che sostanzialmente hanno sottratto il litorale romano, il litorale di Ostia, alla disponibilità dei cittadini. We'll be right back.